Buonasera a tutti! Vediamo cosa ci riserva questa nuova scoppiettante puntata degli Sgommati. Politica interna. Le ultime dichiarazioni di Monti sulla crescita. La BCE da gennaio controllerà tutte le banche europee. Ci saranno vittime? E ancora, che fine ha fatto il decreto anticorruzione? E chi non ci segue è di gomma! È vero, io ho aggravato la recessione. Ora tocca a voi lavorare di più. In Italia ci sono ancora tanti semafori liberi dove vendere fazzolettini. Sua Santità, ha sentito questa storia delle banche, la BCE? Sì, mi sembra un ottimo segnale per il futuro dell'Europa. Sì, ma non so se è chiaro che da gennaio la BCE potrà controllare bilanci e movimenti di tutti gli istituti di credito europei. Bravo Trachi, così le banche non potranno più fare loschi traffici. Ma Sua Santità, ha ragioni, anche lo IOR è una banca. Ma IOR è Vaticano, è Vaticano essere stato libero, non Europa. Alleluia, 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 alleluia. E San Marino? Item. Monaco? Item. E Svizzera? Item. Le vie del Signore sono infinite. Alleluia, 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 alleluia. Benvenuti a Enigmi. Un mistero da anni assilla l'Italia. Un segreto inestricabile più ermetico del triangolo delle Bermuda. Più inspiegabile dei cerchi sul grano. Più misterioso delle piramidi. Come mai proprio il PDL blocca il decreto anticorruzione? Come mai? Ma... chiusa! Perché a non volere una normativa che combatta l'illegalità nella pubblica amministrazione è proprio il partito di Berlusconi? Qual è il segreto che si cela dietro a questo mistero? Tutto il mondo ne parla. Davvero non saprei. Oh, e chi lo sa? Io posso spiegare il segreto di Fatima, ma non il mistero del PDL. Riuscirà qualcuno un giorno a risolvere questo mistero? Enigmi. È vero, io ho aggravato la recessione. Ora tocca a voi ripartire. Andate in Cina, Brasile, India, insomma, dovunque pensiate ci sia lavoro. Renzi è partito col camper. Da oggi inizia la corsa alle primarie. Sarà una sfida a due. A tre. A tre. Socio, mo chi è questo puppato? Via! Si parte! Quando? Adesso! La Fosca, la Vellozzi! Eh? Puppa! C'è mai puppato? O cosa vuol dire? Oh, non mi sento bene. Lapo, accosta! Quando? Adesso! Oh my God! Chi avrà fatto una cosa del genere? Proprio adesso che sono in campagna elettorale? Damn! Sicuramente è stato Gheddafi! Ma Mr. President, Gheddafi è morto! Osama Bin Laden! È morto! Allora Saddam Hussein! È morto! Ah, ma scusate, ma allora io mo, a chi vado a bombardare? Sarò pure premio Nobel per la pace! Passo sempre a Maragano. Au. Volevo usare il nome Italia nel simbolo del nuovo partito, ma Casini mi ha anticipato. Silvio, reagisci! Hai ragione, Cribbio. Ci vuole un'idea. Troviamo un sinonimo. E vai con la stivala. È bellissima, molto fashion. Non mi convince. Troppo sadomaso.
Forse è Notria! A te, Sorada! Ma Notria è un nome antico. Chi se lo ricorda più? Hai ragione. Forza terra sotto la Svizzera penisola bagnata da tre mari. Forza Africa del Nord. Siamo in Europa, presidente. È vero. Maledetto Casini. Questa sera vi mostreremo l'invenzione che rivoluzionerà le nostre esistenze. La macchina leggi pensieri. L'abbiamo piazzata in varie zone della città e... Non so come pagare la casa. E qualcuno mi accusa di essere intervenuto sulla procura di Palermo per favorire Nicola Mancino. Io, che Mancino non lo sento mai. Sciagurati! Vegliacche! Ma come si può solo pensare una cosa del genere? Scusa, pronto? Uè, Mancino. No, adesso non posso parlare, c'ho gente, ti richiamo io. Allora, vediamo. Come si chiama questo trattino? Under? Under 21. Underscore ignorante! Se non usi la rete, non sarai mai veramente democratico e libero. Mannaggia a me, mannaggia. Che brutta cosa l'ignoranza. E già, insegnami allora, dimmi. Ma tu poi, che libertà hai in rete? Io? Che libertà ho io? Io sono libero di scrivere tutto quello che mi ordina Casaleggio. Ah, bel! E i due lettori, che libertà hanno? La libertà di leggerla e non di sentire, cazzo! Interessante. Prova a scrivere un messaggio democratico alla me. Se è vero come è vero, che io so io e voi non siete un cazzo... Votatemi! Bravo! Sei più democratico di Casaleggio! Sono i sondaggi su e voi vi guardo cadere. Sono i sondaggi su e voi vi guardo cadere.